Oggi un giro nelle Marche terremotate, ma nelle Marche rurali, dove gli giovani stanno investendo, hanno investito, vogliono ripartire. Sì, io voglio innanzitutto ringraziare l'assessore, perché avevamo un progetto di visita nelle varie regioni d'Italia. Le Marche è la seconda regione che sto visitando. Ho chiesto all'assessore di farmi vedere quelle che sono le zone che lei ritiene più importanti e soprattutto da valorizzare e da aiutare, e quindi il tour che stiamo facendo è importante, fa molto pensare e dà degli spunti di riflessione. L'obiettivo che abbiamo in questo momento è quello di aiutare i giovani a fare impresa, a poter vivere serenamente, a mettere su famiglia e a pensare un futuro in zone anche come queste. Ha avuto modo di vedere le Marche, l'entroterra marchigiano? Che impressioni ha avuto? Di una terra sicuramente colpita da un dramma, perché il terremoto è stato comunque un dramma, ma con gente fiera, persone che con tantissima dignità vogliono proseguire, e che la cosa che mi è piaciuto è che ama la propria terra, le proprie tradizioni, le proprie radici, quindi sono le persone che piacciono a me. Abbiamo fatto fare un po' di chilometri al ministro, però gli abbiamo fatto vedere le realtà delle aree interne, che sono realtà che hanno avuto grandi sofferenze, che hanno ancora grandi sofferenze, ma dove ci sono giovani tenaci che invece stanno attuando dei progetti di grandissima qualità, importanti sia per la rinascita di queste zone, non soltanto dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista turistico. E credo che lui abbia apprezzato questo giro. Avremmo potuto scegliere zone più semplici anche da raggiungere, ma io credo che la tenacia di questi giovani che si impegnano a tenere per noi vive queste aree sia da premiare. Noi avevamo già stanziato diversi fondi del PSR ordinario, del PSR straordinario, cioè quasi 160 milioni di euro, ne abbiamo stanziati già 110, quindi sono già stati pubblicati bandi per 110 milioni di euro dedicati alle aree interne terremotate, in particolare ai giovani, alla qualità e alle aree interne.